Bene, buongiorno signore e signori, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento dei venerdì della sci. Eh, purtroppo, come forse saprete, il, il nostro server che si trova a Strasburgo è stato vittima di un incendio, per cui il nostro sito non è attivo e abbiamo dei problemi anche di collegamento. Eh, io spero che voi abbiate visto il messaggio che ho inviato ieri tramite SciList avvertendo che il, la visione su YouTube non si può fare partendo dal nostro sito web e quindi spero che eh, questo non diminuisca la portata di questo nostro evento. Eh, sperando che tutto vada per il meglio, vi ricordo che alla fine della conferenza della social benedetta menucci che tra breve sarà presentata dal nostro presidente ci sarà spazio per le domande, spazio, domande che potrete fare. Tramite la chat di YouTube che sto vedendo funziona. Ho già due buongiorno, quindi vuol dire che almeno due ci sono, no, ce ne sono di più, sto scherzando. Eh, e quindi potete fare così o via mail o, o alcuni fanno Whatsapp, non importa. Mi fate le domande possibilmente concise, soprattutto chiare, che non debba faticare a interpretare il senso della domanda e io le rivolgerò al nostro ospite, il quale poi risponderà. Vi ricordo per l'ennesima volta che tra la diretta che vedete voi e il tempo reale in cui noi siamo collegati sulla piattaforma Zoom c'è un ritardo di una 20-30 secondi. Quindi quando a un certo punto io vedo che non ci sono più domande e chiudiamo il collegamento, voi lo vedete questa chiusura 20 secondi dopo. Quindi se fate una domanda in questi 20 secondi noi non la possiamo proprio vedere. Eh, mi spare di essermi dilungato fin troppo e quindi passo senz'altro la parola al presidente Gaetano Guerra per la presentazione del nostro ospite. A te Gaetano. Giorgio, Giorgio, molte grazie. È un piacere presentare la collega Benedetta Mennucci. Mando in proiezione le slide che... Tre slide che ho presentate, eh, Vi ricordo che questa è la serie di seminari eh, dei vincitori delle medaglie Sci2020. Abbiamo avuto bei seminari di eh, Vincenzo Barone, Giancarlo Cravotto, Federico Bella, Michele Antonio Floriano, Maurizio Peruzzini e Massimo Trotta. Oggi è il turno di Benedetta Mennucci, vincitrice della medaglia Pisani. Che ci parlerà, eh, ci presenterà un seminario dal titolo Dalle molecole alla funzione biologica, una sfida possibile per la chimica computazionale. Poi avremo ancora a distanza di 15 giorni il mh, seminario di Giovan Battista Appendino, medaglia Piria. E poi il 16 aprile, l'ultimo seminario della serie delle medaglie Sci. Eh, mh, da, da parte di Luisa De, De Cola, vincitrice della medaglia Natta. Eh, due parole sia sulla medaglia eh, Pisani sia sulla collega Benetta Mennucci. La medaglia Cesare Pisani viene assegnata a uno scienziato in riconoscimento del contributo dato allo sviluppo delle scienze chimiche con particolare riferimento agli aspetti della... Modellizzazione teorico-computazionale. Questo l'avevate capito anche un po' dal titolo del seminario. Eh, questa medaglia Pisani di Cesare Pisani è stata assegnata per il 2020 a Benedetta Mennucci. Eh, vi leggo anche la motivazione data dalla Commissione per il lavoro pioneristico nel campo dello sviluppo di approcci teorico-computazionali efficaci ed efficienti, atti alla descrizione degli effetti del solvente sulle proprietà e i processi molecolari a diversi livelli di scala spazio-temporale. La collega Benetta Mennucci è professore ordinario di chimica fisica presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa. Nel periodo 2010-2014 è stato professore presso il Centro di eccellenza norvegese Center of Theoretical and Computational Chemistry e coatrice di più di 350 pubblicazioni con oltre 38.000 citazioni. Si è formata e ha iniziato le sue attività di ricerca nel gruppo del professor Jacopo Tomasi, lavorando sullo sviluppo del Polar Eiswell Continuum Model PCM. Negli ultimi anni la ricerca si è focalizzata principalmente sullo studio di processi fotoattivi in sistemi biologici. Questo filone di ricerca ha coinvolto lo studio di processi di trasferimento di energia in organismi fotosintetici e dei meccanismi di attivazione in proteine fotosensibili. In entrambi i casi la ricerca è stata finanziata dalla European Research Council. Fatemi sottolineare qui che eh, la collega Menucci dal 2014 al 2016 è stata anche presidente della nostra divisione di chimica teorica e computazionale. Benedetta, ancora grazie di aver accettato il nostro invito. Ti lascio la parola. Grazie. Grazie, grazie mille. Intanto condivido immediatamente lo schermo. Intanto ringrazio il Presidente, ringrazio la Società Chimica Italiana e anche la mia divisione di riferimento, la divisione di Chimica Teorica e Computazionale per questo importante riconoscimento. È veramente un onore per me ricevere la medaglia Pesani. Ma prima di tutto, più di tutti, voglio ringraziare tutte le ragazze e i ragazzi che negli anni hanno collaborato con me all'interno del Molecolab, eh, grazie al loro, al loro entusiasmo, al loro lavoro. Che abbiamo potuto raggiungere quei risultati che hanno portato a questa medaglia, per cui la dedico a loro. Bene, quindi in questi 30 minuti, eh, voglio parlarvi di eh, una, una linea di ricerca che da qualche anno stiamo svolgendo presso, presso il Molecolab, eh, e che ha lo scopo di eh, sviluppare eh, metodi di chimica computazionale per studiare la funzione biologica. Eh, da, da un punto, eh, la chimica computazionale ad oggi è una realtà molto composita, eh, eh, esistono tantissime tecniche, tantissimi metodi che, vanno da, che sono stati ottimizzati eh, per studiare sistemi di tipo diversi, con caratteristiche diverse, quindi si va da, da, da modelli che si basano sulla fisica classica e che quindi possono essere stesi a sistemi molto grandi, a processi complessi e fino ai più accurati metodi di meccanica quantistica che eh, per il loro costo computazionale sono ancora limitati nel numero di atomi che possono trattare. Questa immagine però non rappresenta la, tutta la realtà della chimica computazionale perché da alcuni decenni abbiamo a disposizione delle nuove tecniche multiscala o ibride che combinano i due mondi, il mondo classico e il mondo quantomeccanico. Eh, la mia attività di ricerca nasce proprio all'interno di questi metodi ibridi e eh, Infatti, eh, diciamo, io provengo eh, scientificamente dal gruppo di Jacopo Tomasi, dove eh, si sviluppava il cosiddetto Polarizable Continuum Model, che fa parte della famiglia dei modelli continui, e questi modelli negli anni hanno avuto un successo enorme eh, grazie alla loro facilità di uso e all'ottimo eh, rapporto tra costo computazionale e, eh, e qualità dei risultati. E ad oggi sono implementati in, in quasi tutti i codici di calcolo. Tuttavia questi metodi mostrano i loro limiti quando abbiamo a che fare con eh, sistemi molto eterogenei e in questi casi quindi eh, è, è necessario o opportuno quantomeno ricorrere all'altra famiglia di metodi multiscala o metodi ibridi in cui cioè viene mantenuta una descrizione atomistica che, re, che spariva mh, nei metodi continui per quanto riguarda la parte classica, questi, eh, la trattazione di questa parte eh, classica viene descritta attraverso quella che si chiama la meccanica molecolare dove cioè abbiamo sia sì a che fare con degli atomi ma questi atomi si comportano classicamente e, e, il, e il, diciamo il il, la qualità la, le, dei risultati che uno può ottenere con questi metodi dipende fortemente dal termine che accoppia eh, no, il comportamento del sistema quantistico col il comportamento del sistema classico. In generale, questo accoppiamento contiene eh, termini di interazione tipo non elettrostatico ed elettrostatico. Ma più recentemente, nelle versioni più diciamo, moderne di queste formulazioni, eh, a cui abbiamo partecipato anche con il, il, gruppo, il, il gruppo del Moleculab, si tiene conto adesso anche di effetti di mutua polarizzazione tra le due parti, che come vedremo sono importanti quando studiamo eh, alcuni tipi di problematiche. Al contrario, dei metodi continui, questi metodi non sono facili da usare, cioè non sono, non, non, non sono delle black box in termini computazionali, per cui è richiesto da parte dell'utilizzatore una maggiore attenzione rispetto a metodi continui l'importanza di questi metodi non va sottolineato cioè ormai è evidente a tutti anche grazie al premio Nobel assegnato nel 2013 a tre ricercatori che tra i primi hanno usato uh, queste tecniche, sviluppato queste tecniche Carpus, Levitt e Warshall faccio notare in particolare che una delle primissime applicazioni di queste tecniche eh, proprio di Walshall e Levitt del 1976 era lo studio di una reazione enzimatica, cioè quindi lo studio di una funzione biologica. Quindi eh, ad oggi però sappiamo diciamo, che la funzione dello studio, la simulazione della funzione biologica è veramente un, una problematica molto complessa perché eh, quello che dobbiamo studiare sono le proteine che sono gli attivi diciamo della funzione biologica e queste proteine esistono in una pluralità di strutture di composizione e eh, che corrispondono a diverse attività che possono svolgere e quando uno vuole simulare eh, le attività svolte da queste eh, proteine non, non è sufficiente andare per esempio a determinare quelle che sono le quantità chimico fisiche normalmente usate per descrivere la reattività chimica, come appunto libera, le energie libere, cost le costanti di equilibrio, ma bisogna uh, uh, andare a, a investigare molti altri aspetti, come vedremo in questo, in questo seminario. Uh, né in particolare, nel mio gruppo uh, di ricerca, come è già stato anticipato dal Presidente, ci siamo focalizzati... Eh, su una particolare sottocaso di funzione biologica, quella attivata dalla luce. La ragione di questo è duplice, prima di tutto perché è, eh, la, la, foto, la funzione biologica fotoattivata è presente in, in tutti gli organismi viventi quindi ha un'importanza eh, evidente, ma eh, il secondo aspetto importante è che ormai si è capito che eh, possiamo usare la luce in realtà anche per controllare, attivare eh, processi cellulari, quindi c'è un interesse diciamo duplice. Quando uno vuole simulare questo tipo di funzione deve andare a investigare le proteine fotoresponsive queste in realtà sono dei complessi pigmenti proteina cioè la proteina contiene al suo interno un'unità cromoforica che può essere o una singola molecola o un aggregato di molecole. E anche in questo caso gli scenari possibili di attività sono, di, sono diversi. Io quindi ho classificati i due principali, il cosiddetto scenario fososintetico, in cui cioè questi complessi pigmenti proteina, anche detti bioantenne, assorbono la luce e trasferiscono l'energia uh, assorbita ad un altro complesso. Proteico, che è il centro di reazione dove questa energia viene utilizzata per attivare tutte quelle trasformazioni chimiche che danno luogo poi alla reattività fotosintetica. Ora, ad oggi abbiamo una conoscenza strutturale di queste biantenne molto grande, molto estesa, quindi dei de vari sistemi fotosintetici e possiamo vedere anche da questi tre esempi che le caratteristiche strutturali sono molto diverse, però tutti presentano un elemento in comune. L'elemento in comune è l'avere al loro interno un aggregato di eh, pigmenti. Densamente impaccati. Questo potrebbe essere anche controintuitivo perché la, la presenza di questi aggregati dovrebbe portare a tutti quei, a quei fenomeni di self quenching, di autospegnimento, che invece non sono, oh, non sono attivi perché sarebbero contro, eh, in contrapposizione al trasferimento di energia. E quindi diventa importante cercare di capire come, come questi sistemi funzionino e la, eh, la chimica computazionale può fornire. Un importante eh, eh, strumento. Il secondo scenario è molto diverso. Il secondo scenario, il cosiddetto che io chiamo scenario non fotosintetico, è, è soprattutto usato nelle, nella trasduzione di segnali. In questo caso la proteina fotosensibile è, eh, esiste in due forme: la forma inattiva e la forma attiva, e la trasformazione tra le due forme viene attivata dalla luce. Eh, come come questi, questi, questi sistemi funzionano con un uh, effetto cascata cosiddetta? cioè al loro interno contengono un cromofono che quando assorbe luce nello stato eccitato fa della fotochimica molto spesso una, una, un cambiamento strutturale e questo cambiamento strutturale limita, eh, localizzato sul cromoforo poi si estende ai residui amminarcidici che interagiscono più fortemente con lui e poi nel tempo fino a, a in tutta la, la matrice proteica fino a indurre quei cambiamenti conformazionali importanti che portano appunto alla forma attiva del sistema. Quindi in questo caso quello che è importante è cercare di capire come questi moti possono propagarsi dalla molecola, dal promofolo, quindi dalla microscala fino alla scala, alla macroscala della, della proteina. E anche in questi casi eh, diventano, i metodi computazionali possono diventare lo strumento oh, adatto. Ora... Eh, riassumendo, quando uno deve eh, simulare questi tipi di processi ha di fronte un problema multiscala nello spazio e nel tempo. Quindi abbiamo la microscala che è il, il, il cromoforo l'aggregato in cui avviene il processo elettronico eh, fotoindotto e, poi che, e che quindi le leggi che, che, che descrivono questo tipo di eh, sottosistema sotto sono le leggi della meccanica quantistica e poi abbiamo la macroscala che è la protezione. E l'ambiente intorno, e, i cui invece i processi possono essere approssimati eh, con le leggi della fisica classica, quindi per esempio le leggi, le equazioni del moto. Ora ehm, Mentre, eh, come vi ho detto, con i metodi multiscala, metodi ibridi eh, di cui ho parlato brevemente all'inizio, abbiamo risolto il problema di coniugare, di, di interconnettere eh, la microscala e la macroscala a livello spaziale, a livello temporale la cosa è molto più complessa. Eh, il problema è che appunto i tempi coinvolti sono molti. Abbiamo la scala lenta e dei tempi lenti, che è quella della proteina, che può andare su microsecondi o oltre, e che qui non necessariamente dobbiamo usare delle tecniche classiche di dinamica molecolare, basate su quella eh, modeling detto meccanica molecolare, che ho ricordato prima. A questa, in questo, a questa descrizione dobbiamo innestare. Eh, su questa descrizione dobbiamo innestare la descrizione quantomeccanica che possiamo fare o in modo sequenziale, con un approccio diciamo, statico, in cui cioè facciamo la nostra analisi quantomeccanica su diverse configurazioni del sistema generate dalla dinamica molecolare. Oppure facciamo un qualcosa di più diciamo, accurato, un metodo integrato, in cui usiamo le diverse configurazioni della dinamica molecolare classica per far poi partire delle altre simulazioni di dinamica QMMM. In questo caso, possiamo trattare in modo più accurato gli accoppiamenti tra i moti nucleari e il processo elettronico. Ora però in molti dei problemi che vogliamo trattare esiste un'altra problematica che complica di molto la trattazione, cioè la presenza appunto di processi lenti, cioè caratterizzati da barriere energetiche alte rispetto alle energie termiche. E questo implica che se noi vogliamo descrivere questi processi lenti con le dinamiche molecolari convenzionali, cosiddette, eh, dobbiamo fare dei tempi, dobbiamo far girare queste dinamiche per tempi lunghissimi oltre diciamo quelli che sono previsti per, un, per una ricerca e quindi eh, nel, negli anni sono state sviluppate delle tecniche che accelerano l'esplorazione o il sampling come si dice nel gergo di questi spazi conformazionali queste tecniche enhanced sampling ne esistono di vari tipi e si basano essenzialmente su due strategie, una strategia è la cosiddetta strategia del bias, cioè in pratica si sceglie una una o più variab ehm, variabili collettive che descrivono i moti lenti del sistema e lungo quelle variabili collettive si cerca di fare uno smoothing della superficie di energia in modo da ridurre, da eliminare le barriere. L'altra strategia è quella cosiddetta del jumping, cioè si fanno delle repliche del sistema a condizioni diverse e si fanno degli scambi, per esempio a diverse temperature, e si fanno degli scambi tra di loro in modo ancora una volta di superare le barriere eh, quindi eh, diciamo con questa breve introduzione spero di avervi convinto che i metodi computazionali per studiare anche processi complessi come questi esistono eh, quindi uno può immaginare un utente che vuol fare uno studio di, una, di un processo biologico di eh, andare a cercare il software e, eh, e aspettarsi che sia un software ben, ben documentato in cui quindi l'utente semplicemente Produrrà un input, eh, spingerà un bottone e eh, otterrà il risultato finale. In realtà la realtà è molto più complicata di così. Purtroppo tutte queste metodologie spesso eh, sono implementate in codici di, di, di calcolo eh, diversi. Eh, con caratteristiche diverse, input diversi, difficoltà di uso diversi e quindi diciamo, l'utente si trova davanti a una complessità enorme e quindi solo gli utenti più esperti riescono a connettere diciamo, questi software e a poter eh, diciamo, ottenere dei, delle descrizioni eh, accurate del processo. Quindi eh, quello che eh, dobbiamo fare, che il mio gruppo del Molecolab sta facendo, è di risolvere questo problema computazionale, cioè di, pro, di eh, creare delle machine integrate in cui più software si parlano tra di loro e l'utente non deve sapere come sono connessi e che tipo di software, che tipo di caratteristiche hanno. L'utente avrà a che fare solo con un driver eh, che deve essere il più facile possibile da usare, il quale driver chiamerà tutti questi software, software tra di loro collegati e, e eh, eh, raccoglierà, gli output di questo software che poi l'utente analizzerà. Ecco, nel mio gruppo, le Molecolab, stiamo lavorando su questo, abbiamo già un'interfaccia tra diversi codici di calcolo, uno per la dinamica molecolare, uno per le lanze Sampling, uno per le descrizioni quantomeccaniche, e eh, diciamo nei prossimi anni questo tipo di lavoro vero e proprio computazionale diventerà sempre più importante. Bene, eh, a questo punto, eh, visto che eh, appunto vi ho, dimostrato, vi ho mostrato le tecniche e anche eh, vi, ho, vi ho fatto vedere che esistono eh, dei codici di calcolo in cui queste tecniche sono usate, vorrei farvi vedere due esempi eh, di applicazione eh, tra quelli eh, fatti negli ultimi anni nel mio gruppo di ricerca. Allora, il primo esempio è un esempio che si rifà allo scenario fotosintetico. Eh, quindi, come vi ho detto, nello scenario fotosintetico esistono queste bioantenne che assorbono luce e la trasferiscono ai centri di reazione. Questi trasferimenti vanno anche su eh, lunghezze eh, significative, per cui questi trasferimenti devono avvenire con mh, praticamente nessuna o, o minima dispersione, e per far questo c'è bisogno di una cosiddetta una scala energetica. E in natura questa scala energetica è stata realizzata nel modo più meno costoso possibile dal punto di vista biologico, cioè utilizzando una singola molecola e mettendone insieme tante dello stesso tipo. Quindi, se noi abbiamo un, un unico un pigmento che avrà, sarà caratterizzato da un'eccitazione. Quando questo pigmento interagisce con altri pigmenti uguali a se stesso, queste, le interazioni tra queste eccitazio, eccitazioni danno, nuovo, danno luogo a nuove eccitazioni, cosiddette eccitoni, che sono delocalizzati su più eh, pigmenti e danno energia diversa, per cui abbiamo creato una scala di energia utilizzando un unico tipo di molecola. Eh, in particolare le, la, lo studio che, che vi presento è quello uh, relativo alla uh, fotosintesi, il, la, la fase iniziale della fotosintesi eh, nei batteri. I batteri sono l'organismo fotosintetico più, più antico e più semplice, da cui poi, per evoluzione, sono derivati tutti gli altri organismi fotosintetici eh, fino alle piante. In particolare, nei batteri violi, viola le, la, la fotosintesi avviene in queste vescicole. Cromatofore che contengono i eh, centri di reazione circondati da queste bioantenne rappresentate in verde. E ognuna di queste bioantenne contiene al suo interno un aggregato di 27 batterie clorofille disposte su due anelli, uno di 9 e uno di 18 batterie clorofille. Allora, se noi vogliamo fare la descrizione di questi eh, nuovi stati citati, questi citoni di questo aggregato, abbiamo a che fare con un sistema abbastanza grande perché 27 batterie clorofille. Quindi computazionalmente facciamo ricorso a un'approssimazione, cioè usiamo quelli che si chiamano metodi citonici, cioè ricostruiamo le proprietà dell'aggregato. A partire dalle proprietà delle single, dei singoli pigmenti e delle loro interazioni dette coupling. In questo modo il metodo può essere esteso a aggregati molto grandi. Se lo applichiamo al nostro batterio. Quello che otteniamo in effetti è una serie di stati citati citoni che vediamo sono divisibili in due parti: una localizzata sull'anello che ho rappresentato in verde a più alta energia, e uno localizzati sull'anello che ho rappresentato in giallo e rosso. E eh, quindi, eh, da, data la simmetria del sistema, solo alcuni di questi citoni sono otticamente attivi, per cioè cui lo spettro di assorbimento presenterà i due segnali. Eh, se quindi adesso mi confronto con l'evidenza sperimentale posso capire che lo spettro, posso spiegare perché lo spettro di assorbimento di questo sistema ha questa forma a doppio, a doppio massimo, nonché posso anche capire la nascita della risposta eh, chirale, mentre il pigmento non è chirale ma è indotto appunto dall'aggregato. Le osservazioni sperimentali ci mostrano che c'è anche una dipendenza di questo segnale spettroscopico dalla temperatura. In particolare, il segnale a più alta energia eh, si sposta nel blu quando aumenta la temperatura, quindi quando da bassa a temperatura ambiente, mentre l'altro segnale no. Ora, se no, sulla, alla luce dell'energy ladder di, che, di cui ho parlato prima, quello che succede in questo sistema è che c'è un assorbimento da parte del ring a più alta energia e un trasferimento di energia eh, rapido all'altro ring che poi lo passa al, al centro di reazione. Quindi, eh, e, e sperimentalmente si osserva che il tempo di trasferimento è dipendente dalla temperatura, in particolare diventa più rapido il trasferimento a temperatura ambiente. Quindi possiamo spiegare questo... Tipo di, di risultato. Per far questo dobbiamo integrare quel modello citonico visto prima con la dinamica molecolare, cioè con una, con una descrizione degli effetti termici del sistema. Se facciamo questo, quello che osserviamo è che le fluttuazioni introducono un disordine. Un disordine che si eh, riflette sulle interazioni tra i pigmenti e queste uh, interazioni cambiano e il cambiare di queste interazioni dovuto al disordine provoca uno shift dell'energia di questi citoni e eh, citoni che, che, che si, si ripercuotono nel, nella posizione della banda. Ma se vogliamo studiare il trasferimento di energia dobbiamo andare oltre eh, la spettroscopia, dobbiamo simulare il vero e proprio processo di trasferimento. Questo si può fare non c'è qui il tempo di, di descriverlo con i, le tecniche dell'open quantum system cosiddette in cui accoppiamo le, la mitoniana e il citonico con eh, un'interazione con le vibrazioni e se facciamo questo vediamo che la nostra simulazione eh, può riprodurre, riproduce correttamente il cambiamento di tempi di risposta con la temperatura e la simulazione però non solo riproduce il dato sperimentale ma spiega anche la ragione per cui la struttura, la, la forma eh, circolare e la composizione degli citoni eh, induce questo effetto e quindi rende il sistema robusto rispetto alla eh, temperatura e alle fluttuazioni termiche. Il secondo esempio negli ultimissimi minuto è un esempio eh, dell'altro dell scenario, non fotosintetico: sempre dei batteri, questa volta c'è batteri. In particolare abbiamo studiato questa proteina che si chiama Orange Carotenoid Protein, è una proteina formata da due domini, tra cioè di loro. Vicini e connessi da un linker al loro interno contengono una, un, una molecola, un carotenoide, un cheto carotenoide. Uh, per assorbimento di luce, il, 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 il carotenoide passa nello stato eccitato, si ha una traslocazione del pigmento all'interno di un dominio e un'apertura dei due domini. Possiamo spiegare questo meccanismo? Per far questo, come ho detto prima, siccome le scale qui dei tempi sono molto diverse, dobbiamo usare tecniche di denuncia sempre, in cui, come dicevo prima, dobbiamo scegliere una variabile collettiva. Però la scelta della variabile collettiva può indurre dei bias nella mia interpretazione del, del, del processo. Per cui qui abbiamo usato una variabile la più neutra possibile e in effetti abbiamo visto questa traslocazione del carotenoide da, tra i due domini in un, in un unico dominio. Abbiamo potuto anche fare l'energia coinvolta in questo processo, ma se, come si vede chiaramente da questo grafico, eh, questo processo implica delle barriere molto alte che non possono essere superate eh, eh, nello stato fondamentale del sistema, per cui deve ricorrere il sistema al diciamo, pathway fotochimico. Quello che si trova poi in questa simulazione... È sono due intermedi di cui l'ultimo, se andiamo ad analizzarlo, che è quello rappresentato in questa figura, il carotenoide ha traslocato nel dominio come previsto, ma i due domini sono ancora tra di loro uniti, quindi manca qualcosa in questa simulazione. È un artefatto. Per capire questo abbiamo fatto un nuovo tipo di simulazione, siamo partiti dalla, dal sistema iniziale in cui il cromoforo è condiviso tra due domini e dal sistema T2, cioè dall'intermedio trovato nella precedente simulazione, e abbiamo provato a fare la simulazione Nancy sempre dell'apertura del, del, dei due domini. E in effetti abbiamo visto che solo nel secondo caso questa apertura è possibile. Per cui, anche confrontandosi con, eh, con eh, misure sperimentali in cui questi intermedi vengono osservati, possiamo dire che il meccanismo con cui questo uh, processo avviene è un meccanismo che noi abbiamo chiamato a, chia a chiavistello, cioè eh, il carotenoide in qualche modo tiene unite eh, le, i due domini per interazione hydrogen bonding e non elettrostatica con i due domini. Questo eh, equilibrio che se viene perturbato dall'eccitazione, a quel punto il carotenoide viene eh, tirato dal dominio con cui ha interazioni eh, più forti e, e i due domini possono aprirsi. Quindi eh, per finire, per concludere, spero di avervi convinto che adesso che abbiamo gli strumenti computazionali per accoppiare il mondo classico e il mondo quantistico e quindi per studiare questi tipi di processi. Ovviamente non siamo arrivati alla fine, questi metodi devono essere migliorati, le, i, 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 i software devono essere resi più efficienti e eh, soprattutto eh, appare evidente che una, un altro salto di qualità eh, potrà essere fatto grazie all alla connessione tra queste tecniche e le tecniche di machine learning. Le tecniche di machine learning che hanno avuto uno sviluppo enorme nell'ambito della chimica, della scienza dei materiali e che avranno negli, nei prossimi anni sicuramente un, un enorme... Eh, ci, daranno, ci permetteranno di raggiungere, di simulare tempi molto più lunghi fino a raggiungere la simulazione dei processi dell'intera cellula. Quindi eh, con questo spero di avervi convinto che la, il titolo che, che presentava un punto interrogativo, in realtà la risposta è sì, la chimica computazionale può studiare eh, processi complessi come le, quelli delle funzioni biologiche e con questi vi ringrazio. Molte grazie a te Benedetta, sei stata nei tempi in maniera <ride> più che rigorosa, <ride> grazie, molto bello il seminario, molto interessante, eh, ehm, prima che arrivino le domande da parte degli altri interlocutori ne volevo fare una io, ho eh, eh, visto la possibilità di riprodurre anche degli spettri di, di croismo circolari a differenti temperature, avevo piacere di avere qualche dettaglio in più. Perché la cosa mi pare molto, molto interessante. Sì. Allora, le, 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 nel nostro caso la temperatura è introdotta eh, mh, accoppiando la descrizione citonica, quindi quanto, ve, quanto meccanica, a queste dinamiche molecolari che danno le fluttuazioni termiche del sistema. Per cui in pratica lo spettro eh, a una certa temperatura, la temperatura ambiente, viene simulato come eh, una media di spettri dovuti alle diverse configurazioni generate eh, durante questa dinamica molecolare mentre diciamo lo spettro a bassa temperatura noi lo, eh, lo approssimiamo a quello di un'unica struttura che è la struttura cristallografica ottimizzata quindi l'effetto della temperatura viene introdotto in questo tipo di simulazione in questo modo questo vale sia per l'assorbimento che per il dicroismo circolare la, la domanda non, non, non ho quello che va molto chiaro è: quello spettro presentato uno spettro eh. sperimentale o uno spettro simulato? O... Quello era uno spettro sperimentale, ma eh, non ce l'ho in questa slide. Ma noi possiamo fare la stessa simulazione e osserviamo lo stesso blue shift. Quello era uno spettro sperimentale, evidenza sperimentale. Grazie, grazie. Dunque, io non ho al momento controllo le mail sulla chat di YouTube non, non ho domande per il momento, quindi sollecito gli interessati a non perdere eh, l'occasione di fare la domanda. Eh, sto controllando via mail e via Whatsapp e non ho, non ho ancora domande. Eh, bellissima presentazione. Grazie. Eh, molto bella, molto chiara ben fatta, ben realizzata anche dal punto di vista della presentazione. Fa piacere Grazie. vedere queste conferenze perché aiutano a capire anche se non sei nel, nel, nel settore... Lo, lo specifico. sforzo da parte mia c'è stato... È molto ed è apprezzabile quindi. Quindi no. eh, do domande? Benedetta, se vuoi aggiungere qualcosa alle cose che hai detto, un commento, un sottolineare quello... Che nel futuro pensi possa essere più importante in questo settore, che è certamente importante, e eh, lo capisco bene. Eh, sì, direi sì. a qualcosa a riguardo. Beh, se posso aggiungere, appunto, sono, per ragioni di tempo, mh, ho fatto molto velocemente. Allora. Diciamo, il successo di queste tecniche passa dall'avere a disposizione dei codici di calcolo efficienti, facili da usare e facili da leggere per quanto riguarda il risultato, eh, perché altrimenti rimane una nicchia no, degli esperti. diciamo. Ecco, questo è successo, per esempio, per le attività chimiche, per le proprietà chimiche, ormai eh, anche chi, è, chi non fa il chimico computazionale di professione molto facilmente eh, può fare dei calcoli, ci sono software molto facili da usare, eh, molto facili da leggere, ci sono interfacce grafiche, per cui eh, c'è stato uno sviluppo enorme della chimica computazionale in molti ambiti della chimica grazie a questo. In questi processi più complessi, ovviamente, siamo ancora in una fase... Diciamo in progress nel senso che, eh, come dicevo, non esiste un non è che vado su internet e cerco il codice migliore che mi fa la simulazione del, del light harvesting di una proteina. Ecco. quindi, eh, lo sforzo secondo me da parte degli esperti, delle, dei chimici computazionali, non è soltanto di produrre dei metodi, delle metodologie, ma di produrre dei codici. Sempre più efficienti e sempre più facili da usare. E, mm, e, m, m, la difficoltà è che è, è, è richiesta per, per fare un codice eh, funzionante, molto efficace, molto efficiente c'è bisogno anche di conoscenze che vanno al di là della chimica computazionale, diciamo. E quindi eh, lo sforzo da parte del chimico computazionale è anche di diventare esperto di scrittura di codici e così via. Poi l'altro aspetto che ho citato in una delle ultime slide è questo del machine learning. Appunto, il punto del machine learning secondo me... È, nell'immediato, già da ora, ma insomma nei, nei prossimi anni si vedrà ancora di più, nell'ambito biologico, nell'ambito dello studio dei processi biologici, avrà un, uno sviluppo al pari e anche di più di quello che è successo nello studio dei materiali, per dire, proprio perché, come, come, dico, come ho fatto vedere nella slide, permette di accelerare i sampling conformazionali, permette di trovare, di trovare modelli classici sempre più accurati, eccetera. Quindi immagino che questi due aspetti, quindi di eh, migliorare l'efficienza del codice, migliorare eh, il, diciamo, la metodologia eh, di pari passo, ci porteranno davvero a simulare processi sulle scale dei, dei minuti quasi. Quindi molto, molto vicino alla realtà proprio. La mia domanda è, quindi pensate a un machine, machine learning centralizzato, ognuno si fa il suo, volevo capire, non ne capisco di all'argomento, però qualche cosa di centralizzato potrebbe essere molto più funzionale. No, vabbè, le, le tecniche machine learning ne esistono molte, moltissime. Ne, e quello che uno deve scegliere è la, la tecnica migliore per il per il processo, per, il, per la problematica che vuole risolvere. Quello che vogliamo fare noi com, come gruppo, ma anche altri, è di appunto di, di innestare tutti questi metodi all'interno di una machinery che l'utente, anche se non conosce, non è un problema, ecco, perché altrimenti, ripeto, rimane molto limitata l'applicazione. Che era quello che era, diciamo, negli anni 70-80 sono eh. lavorato un po' io. <ride> grazie, <ride> grazie. grazie. Io non eh, continuo a non ricevere eh, domande. Non vorrei che fosse legato ai nostri problemi. Eh. Perché, certo, che l'informatica, la tecnologia eh, ci aiuta tantissimo, ma poi a volte ci, ci costringe a rivedere. Se prendono fuoco i server, esatto, quindi eh, questo è un grosso rischio, naturalmente. Però non si può non rischiare quindi sì. rischiamo dai. E eh. molte molte grazie molte grazie all'invito di questo chiarissimo seminario anche per non addetto ai lavori sì. ed è assolutamente importante visto i tanti giovani che seguono questi seminari, giovani dottorandi e neodottori grazie, grazie, anche grazie a tutti quelli che hanno seguito questo seminario e gli altri della serie Bene. Giorno, eh. buona che giornata mi terminiamo la diretta su youtube e quindi a questo punto anche se fate delle domande non possiamo vederle arrivederci alla prossima arrivederci. grazie